dottoressa ha spiegato, non le chiedo più nulla sui suoi rapporti o non rapporti con il dottor La Barbera, da quando lei cominciò a occuparsi della strage di Via D'Amelio. Lei ha riferito i nomi di alcuni sottufficiali di polizia, io invece le voglio chiedere se lei ha avuto rapporti di... ha ricevuto rapporti di apporti di collaborazione da parte del dottor Vincenzo Ricciardi. Credo che il dottor Ricciardi sia andato via quasi subito, forse ha partecipato a qualche verbale, ma io non ho mai avuto nessun rapporto di collaborazione specifico col dottor Ricciardi, nel senso di incontri o cose. Sicuramente l'interrogatorio sì. Poi probabilmente, ma vado così a memoria, qualche firma su qualche delega. Nulla. No, no. Oltre questo. Il dottor Salvatore La Barbera? Sì. Col dottore Salvatore La Barbera abbiamo fatto tutta l'indagine che riguardava il telcoma. Il telecomando? Sì, sì. In questo senso ho avuto rapporti con lui. Quindi sì. Deleghe, risposte, era andato... nella sede della Telcoma, scusate se non guardo la... No, non si preoccupi, non si preoccupi. Guardando, non si preoccupi. Era andato presso la sede, aveva acquisito tutti i telecomandi, tutti i numeri dei telecomandi, perché noi avevamo, era rimasta la scheda, e dalla scheda cercavamo di recuperare, avevamo recuperato il numero, e da quel numero cercavamo di recuperare chi l'avesse acquistato, per cui poi ci sono state una serie di indagini e a queste ha partecipato La Barbera, che poi a un certo punto credo che sia anche lui sia andato via, è rimasto solo per cui almeno con me ha lavorato su questo punto e proprio ne sono, questo me lo ricordo. Lei ha già riferito una circostanza specifica su altra persona, io anche su questa le faccio la domanda esattamente come per il dottor Ricciardi e il dottor Salvatore La Barbera, cioè il dottor Mario Bo. Col dottore Mario Bo invece abbiamo lavorato, perché nel frattempo era diventato lui il dirigente del gruppo Falcone Borsellino, a partire da agosto, quando il dottore La Barbera era diventato questore. Credo che sia diventato lui il dirigente, per cui col dottore La Barbera e col dottore Bo, mi scusi, abbiamo lavorato, diciamo che ha partecipato a interrogatori, ha firmato le deleghe e gli abbiamo consegnato le deleghe, sì. Lei può riferire alla Corte, cioè è in grado di riferire alla Corte se... durante il periodo in cui lei riceveva la collaborazione da parte del dottore Bo o del dottore Salvatore La Barbera, costoro tenessero rapporti con il dottor Arnaldo La Barbera? Ma che domanda mi fa, avvocato? Come posso... Io la devo fare, dottoressa. Ma io cosa le devo rispondere? Lo stesso che io chiedo a lei. Lei può dire se io quando sono a casa... faccio una cosa. Però magari il dottore Bo può averle anche detto. No, anche per conoscenza. Anche per conoscenza indiretta, diciamo, ecco, in questo senso. Con queste persone ho sempre mantenuto rigorosamente in lei. Ho sempre avuto un rapporto esclusivamente di lavoro. Non li ho frequentati mai fuori dal lavoro, non ho ricevuto mai da loro confidenze o su discorsi, salvo il fatto della bambina, quella di Torino, perché mi aveva detto che era che la moglie era incinta, e questo mi sembra un discorso che magari si possiamo avere fatto, ma come vede, ma discorsi di banalità. Comunque non ho chiesto mica di rapporti diciamo extra lavorativi. E ho chiesto se per caso incidentalmente posso, può aver appreso da parte dell'uno dell'altro in altra via, per altra via questa circostanza. No. Ma l'avrebbe dovuto fare anche a domanda mia. Me lo dice, io non avevo che mi interessava. Cioè, voglio dire, cosa mi interessava? A me cosa poteva. Comunque la risposta era negativa in sostanza. Ne prendo atto. Dottoressa, lei si è occupata di uno o eventualmente più, se fu riaperto, procedimento per strage, per concorso in strage nei confronti del dottor Bruno Contrada?
Io credo di no, credo che abbiamo fatto delle indagini con Petralia su un problema di verbale. Allora, se lei mi parla di un procedimento a carico di Contrada, sì, io credo che non, l'istituzione di un procedimento a carico di Contrada io non lo ricordo, ricordo però le indagini che abbiamo fatto, come abbiamo cercato di non lasciare nulla al caso, e nella specie le indagini che furono fatte perché ci veniva data la presenza di Contrada il giorno della strage in via D'Amelio. Si ricorda da cosa vi era risultato? E soprattutto quando era risultato all'ufficio di procura? Allora, io questo non glielo so dire. Le posso dire che c'entrava anche in questa... Sto cercando di ricordare, per questo sono... Sì. Un signore che si chiamava Valentino. Ma soprattutto a noi non interessava, perché di Contrada se ne occupava la procura di Palermo. Quanto all'ipotesi associativa, certo. No, a noi interessava capire veramente se lui fosse in via D'Amelio e interessava capire veramente se fosse vero, fosse vera la notizia secondo la quale il primo verbale della prima pattuglia che arrivò in via D'Amelio fu strappato, e su questo abbiamo fatto molte indagini. Posso chiederle sulla base di quale, per quale fu la ragione, diciamo, procedimentale per la quale doveste verificare se fosse stato strappato o meno il primo? Perché c'era, ci sarebbe stato nel primo la presenza di Contrada sul posto. Per questo lo, sì, è così, diciamo, nasce la questione. Però come nasce, cioè da che cosa deriva? Cosa vi deriva l'obbligo di questo adempimento? Mi scusi, avvocato, ma purtroppo non le posso rispondere perché non me lo ricordo. Mi ricordo che noi abbiamo ritenuto, cioè come nascevano gli adempimenti, cioè se si formava il fascicolo, se qualcuno ci mandava qualche nota. Certamente noi approfondivamo tutto quello che ritenevamo necessario, perché volevamo fare chiarezza, questo sì. Lei ha mai sentito, ha assunto a sommare informazioni il capitano o maggiore Umberto Sinico? Credo di sì. Su questo argomento ha ricordo di averlo sentito? Allora, questa è un'indagine che ho un poco confusa. Mi ricordo, io non vorrei oggi sembrare una che non vuole ricordare. Che c'entra? Era perché, semplicemente se, perché diciamo, questa è un'indagine che non abbiamo lamentava questa... Abbiamo sentito degli ufficiali, dei carabinieri, abbiamo sentito anche un funzionario di polizia, e credo che abbiamo fatto dei confronti. Ora credo che uno di questi si chiamasse Sinico. E il funzionario di polizia di Legami? Di Legami, bravo. Sì, che poi fu, noi abbiamo lasciato questo processo in Fieri, e nel frattempo Di Matteo era andato via. E poi apprendemmo che era stato assolto o addirittura archiviato. O prosciolto. Una cosa del genere, forse dai giornali, qualche trafiletto. E io poi seppi che attraverso la stampa, perché un funzionario che si trovava in Europa di nome di Legami aveva fatto qualche cosa. Ho detto, guarda, è andato a finire in un altro paese, ha lasciato l'Italia. Ecco. Questo sì. La domanda specifica che le faccio è questa. Lei ebbe contezza e se ne discusse nell'ufficio di un verbale raccolto da altri magistrati o da altro magistrato nel quale il maggiore Sinico, quasi nell'immediatezza rispetto alla strage, aveva riferito della presenza del dottor Contrada? E allora sarà stato questo il motivo. Dico, lei ha ricordo di discussioni all'interno dell'ufficio sulla mancata... No, discussioni non nel senso di conflitti, discussioni no. Come dire, approfondimenti. No, evidentemente quando lei mi ha fatto quella domanda deve essere nato da questo. Sulla mancata esplorazione originaria da parte... Esplorazione di che cosa? Di quel dato offerto dal maggiore Sinico in un verbale precedente al suo arrivo a Caltanissetta. No, assolutamente. Non ha ricordo. No, non ne so niente, perché io sono arrivata a Caltanissetta nel luglio del 94, quindi non lo so.
Sì, siccome poi vi siete occupati di quel ce ne verbale... siamo occupati, ecco, vede, ora lei mi fa ricordare che noi ce ne siamo occupati evidentemente, perché cosa facevamo con Petralia e anche con Di Matteo? Andavamo guardando tutti gli atti che erano stati assunti strada facendo, e probabilmente questo sarà stato uno dei tanti atti che abbiamo preso, e siccome su ogni atto cercavamo di approfondire, abbiamo approfondito anche questa situazione. Poi le ripeto, deve essere stata nella parte finale della mia permanenza a Caltanissetta, perché io lo lasciai questo processo in fieri. Lei ebbe ad occuparsi della valutazioni all'interno dell'ufficio sulla iscrizione, sulla scorta delle dichiarazioni di Salvatore Cancemi, dei nominativi sul registro degli indagati di Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri? Sì, sì. Ricorda con chi se ne parlò all'interno dell'ufficio? Questa fu una riunione di PA. Sì, ci fu una iniziale, idea o valutazione o discussione con solo qualcuno dei sostituti e poi la riunione? Credo che c'eravamo tutti, non eravamo molti sostituti della DDA. Non eravamo molti, ci fu una riunione nell'assenza del procuratore di Nebra. Ricorda chi? Ora io neanche non ricordo se addirittura è stata rinviata, abbiamo fatto due riunioni o un'unica riunione. Ricorda chi eravate i presenti? Giordano c'era, Di Matteo c'era, io c'ero, Tinebra c'era, Tescaroli c'era, forse chi non c'era più era, aspetti, dei nomi che ha fatto manca il dottore Petralia, quindi forse, ecco, di questo sta parlando? Mi stavo ponendo, perché a un certo punto Petralia andò via, perché era la DNA lui, sì, e gli era finito il periodo di applicazione. Quindi io non mi ricordo se c'era pure Petralia in questa riunione, non me lo ricordo. Io le chiedo, rispetto perché a questo... Perché queste dichiarazioni furono rese, però Petralia era il sostituto procuratore nazionale antimafia con delega su Caltanissetta, sì, quindi non escludo la sua presenza. Stava dicendo perché queste dichiarazioni... furono prese? Perché nascono dopo Cancemi, e Cancemi comincia a parlare delle stragi nel 96, se non nascono da una deposizione dibattimentale di Cancemi? A ricordo di questo? In appello? Allora sì, questo in appello. Cioè, se ricordo. No, assolutamente no. Nel bis, nelle dichiarazioni che forse lui rese al dibattimento del bis, sì, nelle dichiarazioni che lui rese al dibattimento del bis, allora sicuramente c'eravamo Nino Di Matteo ed io che avevamo fatto il dibattimento, c'era il procuratore perché abbiamo chiesto o lui ha fatto una riunione, ma forse è stato più a richiesta nostra, c'era Giordano che era l'aggiunto e faceva parte della DDA, c'era Tescaroli. E probabilmente, glielo do col punto interrogativo, c'era Petralia, perché Petralia era il sostituto procuratore nazionale antimafia con delega su Caltanissetta. Quindi non era più applicato da noi. Non era più applicato da noi. Tant'è che non aveva fatto il secondo, non l'ha fatto lui il secondo processo. Questa riunione presso il procuratore con questi magistrati, per quel che il suo ricordo, fu preceduta da valutazioni, ad esempio, dei PM di udienza? Vi confrontaste prima, lei e il dottore Di Matteo, o con altri sostituti? No, è probabile che ci siamo confrontati io e Di Matteo dicendo che dovevamo chiedere la riunione, perché certamente queste dichiarazioni, ci sembrava corretto dovere sottoporre la questione all'ufficio, è chiaro, perché noi eravamo sostituti, c'era un procuratore, quindi insomma, questi sono i casi in cui uno chiede le riunioni. Ecco. Ricorda quale fu la posizione del procuratore di Nebra a proposito della iscrizione? Allora, io devo dire, fu una riunione molto pesante, obiettivamente molto pesante, nel corso della quale sicuramente io volevo l'iscrizione, tra l'altro era pure a garanzia, quindi che Tinebra fosse il meno convinto all'iscrizione, glielo posso dire.
Sì, sicuramente il meno convinto, ma poi la decisione fu presa unanimemente da tutti, con diciamo l'accorgimento per evitare la fuga di notizie che si chiamassero Alfa e Beta. Poi ci fu una riunione alla Procura Nazionale Antimafia e mi ricordo che Vigna... Lei fu presente? Io ero presente. Sì, sì. E oltre a lei della Procura di Caltanissetta? C'era Di Matteo sicuramente e credo che ci fosse pure Di Nebra. Sì. Gli altri non me... Petralia, probabilmente c'era pure Petralia. Insomma, nel corso di questa riunione il procuratore Vigna, che non so se fosse già procuratore nazionale o se fosse ancora nella veste di procuratore della Repubblica di Firenze, ci preannunciò, cioè ci riferì che avevano proceduto già da diverso tempo all'iscrizione di Dell'Utri e Berlusconi nel registro degli indagati. In quale ufficio? A Firenze. No, era giusto per... A Firenze. Quindi non eravamo i primi a fare l'iscrizione. Va bene. Senta, nel periodo in cui lei svolse servizio qui a Caltanissetta, conobbe mai un tale dottor Rosario Piraino? No, allora su questo le posso dire una cosa. Io seppi chi era dopo anni, quando ero già aggiunto, perché me lo disse Di Matteo. Io vedevo un uomo, diciamo, alto, elegante, distinto, in borghese, che seguiva il processo, il primo da medio. Però questa persona mostrava di avere, diciamo, a me mi è sembrato un tipo di rapporto, di amicizia, forse qualcosa di più, con una collega del collegio. Quindi questa persona io la vedevo alla, diciamo, durante le udienze, ma la vedevo anche fuori, li vedevo insieme, ma anche a qualche trasferta è venuta. Ma io non sapevo chi fosse, pensavo che fosse una persona che aveva interesse alla collega. Dopo anni, quindi io già ero andata via, già ero procuratore aggiunto, già mi occupavo di Agrigento e tutto. Procuratore aggiunto a Palermo? A Palermo, con delega su Agrigento, sì, sì. Quindi assolutamente estranea alle vicende di Caltanissetta. Il dottore Di Matteo mi disse: ma ti ricordi quel signore che girava nei corridoi, eccetera? Dico sì che me lo ricordo. Dico quello che, per cui c'era. Avete fatto queste. E mi ha detto: ma lo sai chi era? E mi ha detto che era un capitano del, non so se dei carabinieri, che apparteneva ai servizi segreti. E mi disse: però il cognome Piraino. Sì, me lo disse pure. Esatto. Ma dico prima, non era qua. Cioè. Quindi, però sul primo processo, sul secondo io non me lo ricordo. Quindi per lei era solo per me era una figura che lei aveva. Era visto. Un amico di una collega che veniva e che ci seguiva, però io non gli ho mai parlato. Mai questo era chiaro. Potrei anche dire che non conosco la voce. Questo molto era distinto, chiaro. Senta, questa collega era una componente del collegio giudicante. Era la latere supplente del collegio giudicante. Sì, d'accordo, prego. Possibile la dottoressa Vitali? La dottoressa Elisabetta Vitali. Volevo chiederle questo, abbiamo compreso. Però le ripeto, no, dico, io parlo di rapporto di amicizia. Ma per carità, perché, ma non è questo, dico, l'interesse processuale. No, non è interesse processuale, ma interesse mio non infangare le persone. No, ci mancherebbe. Scusa. Le ho fatto la domanda perché c'era già una risultanza processuale sulla quale, se, altrimenti a me sarebbe stato sconosciuto il dato. E, dottoressa, volevo chiederle se in qualche modo, anche sia direttamente o anche indirettamente, ha saputo se il dottor Piraino ha avuto rapporti in relazione alle indagini su Via D'Amelio con il procuratore Di Nebra. Guardi, io per la prima volta sento questo cognome, sì, Piraino, sì. Dopo tanti anni. No,
Quindi non ne ha mai saputo. E, cioè lei dà anche per scontati i rapporti. Io non so. No, io ho fatto una domanda, dire quindi che non so nulla. Che rapporti. Poi dovremmo scendere nel particolare, rapporti di che tipo? Io questo piraino con Tinebra non me lo ricordo mai. Benissimo, è stata chiara. E altra domanda? All'udienza sì, all'udienza lui. È stata chiarissima, dottoressa. Un'altra domanda che fa riferimento però a epoca precedente al suo arrivo a Caltanissetta. Ah, mi scusi, avvocato. È sempre che questo mio ricordo coincida con questa confidenza che mi ha fatto poi di Matteo dopo, sì, sì, sì. Per carità, non vorrei che poi no, va bene, è chiaro come ha ricostruito tanti anni dopo che me ne sono andata. No, è chiaro come ha ricostruito questo collegamento. Prego. Per me piraino fino a che sono stata qua non era niente. Ho capito, non mai sentito cosa. Sì, sì, sì. Dicevo, quando lei arriva alla procura di Caltanissetta e si occupa della strage di via D'Amelio, il dottor Bruno Contrada era già ristretto per fatti palermitani. Sì. Lei, ex post, direttamente o indirettamente, ha mai saputo di contatti con il procuratore Tinebra nel periodo, quindi diciamo luglio 92, no, dicembre 92 no. Del dottor Contrada? No. Assolutamente no. No. Va bene, senta, nell'attività di cui vi occupaste, lei in qualche modo si è occupata in che modo della questione relativa alla sparizione dell'agenda rossa dalla borsa del dottor Paolo Borsellino? Come no? Allora, io me ne sono occupata innanzitutto una cosa molto strana, il giorno dei funerali di Paolo Borsellino. Quindi il 24 luglio a Palermo. Del 92, io ero di turno come sostituto procuratore. Della procura di Palermo? Della procura di Palermo. E fu arrestato un signore che era il custode della banca che era esattamente di fronte alla casa della sorella del dottore Borsellino di via D'Amelio, esatto, e mi chiamò Tinebra dicendo: guarda che c'è stato un arresto importante, tu sei di turno, per favore prendi i primi accertamenti e poi trasmettici al più presto questi atti. E quindi io mi sono occupata di questa vicenda, di questo signore. In quell'occasione sono anche andata in via D'Amelio, questo per dirle, ma non ero ancora io stata assegnata a Caltanissetta, e volli vedere dove era la macchina del dottore Borsellino, e dentro la macchina c'era un'agenda che non era quella rossa. Ma perché la macchina era ancora lì? Era alla Fiera del Mediterraneo. Ah. Era alla Fiera del Mediterraneo. Era ricoverata alla Fiera del Mediterraneo. Siccome mi sono trovata per quell'episodio, presi questa cosa e chiamai Tinebra. Ho detto: guarda che qua c'è un libro grigio. Dice: ma lo sappiamo. Mi ha detto: non è questo quello che cerchiamo. Questo per dirle l'antefatto. Sì, sì. Dopo, sull'agenda. Però mi permetta di interromperla in modo da poter dare una specificazione, se possibile. Il dottor Tinebra le disse: non è questo quello che cerchiamo. Sì, sappiamo che c'è questo. E questo, sa che cos'era? Era il foglio di viaggi, la famosa agenda di viaggi. Sì, ma le disse che cosa invece cercava? No, mi disse: non è... Ci ho detto: guarda, siccome nel clamore si cercava questa agenda, ho detto: ma non è che è questa. Quindi, dice, no, questo già lo sappiamo che c'è dentro la macchina, quindi basta. Quindi lei, come dire, fu attivata dal fatto che già si sapeva c'era stata questa... Certo, già si sapeva che era sparita questa agenda. Perfetto. Il 24 luglio già si sapeva che era sparita. Benissimo. Questa agenda. Poi io sull'agenda abbiamo fatto degli accertamenti, diversi accertamenti, e abbiamo fatto anche diversi esami testimoniali, diversi verbali di persone informate sui fatti, eccetera. E mi ricordo anche che a un certo punto, siccome c'era un bel rapporto con la famiglia Borsellino, io andai a trovare Agnese.
e Agnese mi fece vedere lo studio di Paolo, che io conoscevo già perché ci frequentavamo, insomma, nonno, e vidi che c'era un'altra agenda. E allora c'era, credo che ci fosse anche Manfredi, ora non me lo ricordo bene. E mi disse: cioè, questa è l'agenda di papà. Ho detto: ma scusa, ma se la stanno cercando, non è che questa, cioè, no, questa è l'agenda dove papà o mio marito o Paolo, come mi disse Agnese, ricopiava appena ne aveva la possibilità tutto quello che faceva, che annotava però sull'agenda rossa. E allora le ho detto: scusa, ma questa agenda, com'è che noi che siamo i titolari del processo a Caltanissetta non l'abbiamo? E lei mi, e lui, mi ricordo, Manfredi, le ripeto, non mi ricordo. O la moglie, cioè, o la moglie. Mi dissero, dice, sai, noi ci siamo molto, molto legati, eccetera. Dice, ne fai una copia. Ci ho detto, certamente, ho fatto la copia e no, credo che non l'abbiamo più noi, che l'abbiamo restituita alla famiglia, forse c'era un rapporto affettivo e mi sembra anche doveroso. Che, agenda che mi ha molto commosso, devo dire. Che, quale mi vengono le lacrime quando la penso, perché ce l'ho visivamente, perché annotava tutto, anche le piccole spese, annotava tutto, anche le cose, i soldi che dava alla madre. E quindi si tratta dell'agenda grigia. Era l'agenda grigia, quindi. E si fermava purtroppo al giorno prima o al 17 o al 18, esatto, era l'agenda 17 luglio, che non era quella stessa della Fiera del Mediterraneo, questa era l'agenda che Paolo teneva a casa. Forse aveva la copertina blu. Era un'agenda dell'Enel? Non lo so, era un'agenda con una pelle o similpelle che mi è stata data. Comunque agli atti io la fotocopia. No, quella della fiera invece? Quella della fiera era il libro, quello della, che usiamo noi, la gente scortata per annotare i consumi di benzina. Ah, okay. Capito? Non c'entrava proprio. C'entrava col mezzo. Non c'entrava proprio. C'entrava col mezzo. E invece un'altra cosa, dottoressa, c'entrava proprio. Se può precisare, più o meno, capisco, non il giorno, ma l'epoca di questa sua conversazione con Agnese Borsellino e forse con Manfredi? Quasi nell'immediato, ma che sarà stato 94, 95, appena sono arrivata a Caltanissetta, più forse... Nella prima fase della sua... Sì, all'inizio, io l'acquisì, questa... Ma c'è agli atti, quindi ve la trovate? Perché io no. Sì, è una questione che già è stata esaminata. Senta, lei ricorda questa consegna quando si verifica questo momento in cui lei incontra la signora Borsellino? Più o meno quanto tempo è passato dal 19 luglio 92? Beh, intanto sicuramente siamo dopo che io sono qua, quindi da luglio del 94, ma non credo che ci andai subito, perché subito non ero in grado, come vi ho detto, di capire cosa serviva, cosa non serviva, cioè devo averlo fatto un anno dopo, quindi 95. Sì, prego. Sì. Dottoressa, chiedo scusa, ho io un vuoto di memoria. Fino al 94. Non ricordo se ha detto quando lasciò la procura di Caltanissetta. Io qua sono andata via nel mese di giugno del 2000. Perché ho preso servizio immediatamente a cosa? Forse sì, non ricordavo. Comunque si può ricavare dalla mia immissione in possesso. No, mi serviva questo dato temporale per farle una domanda. Lei fino a quando, cioè fino a giugno 2000 comunque, fino a quando fu in servizio alla procura di Caltanissetta, ebbe mai notizia di un colloquio investigativo di Gaspare Spatuzza con la Procura Nazionale Antimafia? No. Del quale forse magari ha letto poi in anni recenti. No, io di Spatuzza prendo dal quando dovevo venire qua, quindi allora facciamo un conto. 2007. Aspetti. Mi faccia fare un conto preciso. Nel 2007 io poi sono andata via da Palermo per le minacce di morte che avevo ricevuto e sono stata come consulente del ministro dell'interno Amato per pochissimo tempo, perché poi nel frattempo è caduto il governo. Poi dovevo venire qua come procuratore aggiunto a Caltanissetta e stavo quasi prendendo servizio quando
è intervenuta un altro fattore dello stesso genere, per cui poi ho fatto altra strada. E quando io stavo venendo, e si sapeva che ero già stata trasferita, perché addirittura io ero stata deliberata dal plenum. Quindi il 2007-2008? Aspetti, ci devo arrivare. Dunque, 2007 vado via, 2000, io dovevo prendere servizio a novembre del 2008. In quell'occasione, alcuni giorni prima di prendere servizio, che poi non presi mai servizio, mi telefonò Piero Grasso dicendo: adesso che sei aggiunto a Caltanissetta, ti ritroverai a dover gestire la collaborazione di Spatuzza, che è un nuovo pentito, un nuovo collaboratore. Così l'ho preso, ecco. Questo come collaboratore di giustizia. No, la mia domanda era su un colloquio investigativo mentre Spatuzza era detenuto nel 98. Sì, no. Con la Procura Nazionale Antimafia. Assolutamente non ne ho notizie. Non ne ma mai non lo so, perché la Procura Nazionale Antimafia nel 98 fece un colloquio investigativo. Sì, per carità, ma dico, trasmetteva i colloqui investigativi alla Procura. Io se non avevo avuto notizie in qualche modo, ecco, magari per che veniva messa in dubbio la veridicità delle dichiarazioni di Scarantino, per questo a me interessava sapere se era arrivato qui. Assolutamente no. Io di Spatuzza apprendo quando comincia a parlare. Quindi da collaboratore di giustizia. Sì. Va bene, Presidente, io ho terminato, grazie. Va bene, ci sono altri...